Intanto dagli Stati Uniti arriva la conferma che la stazione radar Nisena sarà operativa dal marzo 2015. Il nostro Senio Bonini è andato a Washington per cercare di capire le prossime tappe del progetto americano. 2017, il Pentagono dà una data certa per la piena funzionalità del MUOS, il nuovo programma di comunicazione satellitare degli Stati Uniti, in forza anche ai suoi alleati NATO. A novembre, i primi test nella base italiana di Niscemi, a marzo 2015, la stazione siciliana sarà sulla carta operativa. La conferma da Rachel Hellhouse, direttore per le politiche europee del Dipartimento della Difesa, che incontriamo a Washington e che assicura in Sicilia arriveranno investimenti significativi. MUOS, crocevia dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, sul tavolo la settimana prossima dei colloqui Kerry Mogherini, confermano fonti del Dipartimento di Stato che aggiungono, potrebbe certamente essere motivo di confronto tra Renzi e Obama a Roma a fine mese. Lasciamo Washington, direzione Chesapeake, Virginia, sede di un'altra stazione MUOS, oltre a quelle delle Hawaii e in Australia. Mark Cox è il portavoce del sindaco della città. Timori per la salute? Nessuno, ci dice. Se il governo federale ha deciso così, noi siamo tranquilli. Ma in strada del MUOS nessuno sa niente. MUOS, never heard? No. Who? Do you know MUOS? I'm sorry? Arriviamo alla base navale di Norfolk, la più grande al mondo. 5 mesi fa, l'installazione delle antenne. 25 metri in altezza, 18 metri in diametro. Luce gialla vuol dire che le antenne si stanno muovendo, luce blu vuol dire che stanno ricevendo e trasmettendo dati. John Hutting, fisico della Johns Hopkins University, ha dedicato gli ultimi 8 anni al MUOS. I dati italiani sulle emissioni? Sovrastimati.